credo che la prevenzione sia l'arma più efficace per combattere questo genere di patologia, e credo che tra le tante conseguenze negative del Covid ce ne siano state due. La prima è che, come è stato già detto, per 2 anni le attività mediche ordinarie, nella migliore delle ipotesi, sono state rallentate, in alcuni casi sono state addirittura sospese, quindi dobbiamo recuperare questo ritardo. La Regione Lombardia quest'anno mette a sua disposizione del comparto sanitario 100 milioni di euro proprio per cercare di recuperare i ritardi che si sono accumulati. E il secondo è che è di carattere culturale, cioè quella cultura della prevenzione. Col fatto che in questi anni non se ne sia parlato, non ci sia stata la costante continua attenzione da parte degli organi di stampa, da parte dei mass media, si è un po' dispersa. Quindi bisogna ricostituire questa cultura della prevenzione, ricominciare a parlare alle persone, e questo è un esempio di come quello che dico sia vero. È bastato mettere qui a disposizione di tutti e magari tanta gente si è ricordata, è vero, devo andare a fare un controllo. Io credo che questo sia fondamentale. Chiudo dicendo quello che diceva prima Monti, la sanità riesce a resistere nel nostro paese perché ci sono tanti volontari, aziende che mettono a disposizione risorse, volontari che mettono a disposizione la risorsa più importante, che è il proprio tempo, la propria capacità e il proprio impegno. Io credo che a loro si debba sempre dire grazie, perché grazie a loro riusciamo veramente a dare delle risposte più efficienti ai nostri cittadini. Quindi evviva l'associazione, professor Pellerin, complimenti per l'attività fatta, e continuiamo a parlare, oltre che a dare risposte, di questi problemi e della prevenzione in genere. Grazie. Ancora grazie a tutti voi, grazie, è stato detto molto, credo che veramente dobbiamo sforzarci tutti di diffondere questa cultura, perché è la vita per tutti. Una cosa che mi piace anche ricordare sono tutti gli sponsor che hanno contribuito e che hanno reso possibile questo avvenimento.